I conti non tornano per il Real Giulianova. Nelle ultime 5 gare i giallorossi totalizzano appena 2 punti. Uno score però che sembra fare a cazzotti con la prova di personalità di grande sostanza che gli uomini di Stallone offrono al Tubaldi di Recanati. Una prestazione quasi inappuntabile sul piano dell'atteggiamento che però non porta in dote punti. L'autogol di De Fabritis all'alba della contesa condanna il Real ad una sconfitta che qualche recriminazione la genera. L'ambiziosa recanatese dell'ex Alessandrini invece costruisce attorno al vantaggio quasi fulmineo la sua contesa, ottenendo la terza vittoria di fila tra le mura amiche. L'inizio del Giulianova è tutto in salita. Al nono i leopardiani confezionano il gol che poi sarà decisivo. Sul traversone di Sivilla dalla sinistra, De Fabritis, nel tentativo di spazzare, colpisce in maniera maldestra e spedisce nella propria porta. Il Giulianova, orfano della torre Tozzi Borsoi, alza da subito il baricentro della propria azione, andando a prendere alti gli avversari, che di contro attendono e provano poi a ripartire. La pressione adriatica è costante. Al quindicesimo ci sono proteste per un contatto in area con Di Paolo che finisce giù. L'arbitro però fa proseguire. Al ventinovesimo ci prova ancora Di Paolo con una rasoiata dal limite. Piangerelli si allunga e devia in angolo. Qualcosa il Giulianova nelle ripartenze deve pur concedere. Al trentatreesimo dà applausi la ripartenza della recanatese. Olivieri, pera e rifinitura per Sivilla che finalizza di tacco. Sciba è decisivo nella respinta. Poco dopo il tiro cross di Del Grosso fa venire i brividi ai giocatori di casa. La palla infatti assume una strana traiettoria e si infrange sull'incrocio dei pali. La ripresa è in fotocopia. Il Giulianova tiene alta la linea di pressione e gioca costantemente nella metà campo avversaria. Episodio dubbio all'ottavo. Antonelli fa viaggiare per Torelli che salta il portiere avversario che lo stende. L'arbitro concede il rigore solare. Poi però torna sui suoi passi per la segnalazione di offside dello stesso fantasista ospite sanzionato dal primo assistente. La recanatese, che gioca quasi tutta dietro la linea della palla con tanta qualità in avanti, si fa ogni tanto sentire. Al quindicesimo il destro dalla distanza di Marchetti viene neutralizzato in 2 tempi da Sciba. La sfida resta vivace sul piano del ritmo. Nel frattempo Stallone mette dentro anche Mangiacasale per dare maggiore nervo alla fase offensiva. Al 27esimo il Real sfiora il pareggio, inserimento di Federico Del Grosso che rientra sul sinistro e mira l'angolo lontano. Palla sul palo. Stallone si gioca il tutto per tutto inserendo anche Pierabella e Confuschi in proiezione offensiva. Al 39esimo ancora palla gol per il Giulianova. Mangiacasale impegna Piangerelli, Torelli rimette nel mezzo ma Di Paolo calcia al lato. Prima della fine Pera sul fronte locale alla palla del raddoppio, ma il risultato non cambia. I leopardiani vedono le zone alte della classifica, mentre il Giulianova si tiene stretta la grossa prestazione ma consapevole che bisogna tornare in fretta a fare anche risultato. Stallone, l'autogol in apertura ha condizionato il risultato, non certo la prova del Giulianova, al quale probabilmente è mancato lo spunto per almeno riuscire a pareggiare questa sfida. Sì, diciamo che oggi abbiamo fatto un po' tutto noi, ripeto, al di là dei meriti di un grande avversario che non lo scopro io, che è forte, bisogna stare sempre attenti, può farti male in qualsiasi momento, ha giocatori fortissimi, importantissimi, ben allenato, però oggi credo che il Giulianova abbia fatto una grandissima prestazione alla quale è mancata solo veramente il gol, tra l'altro un palo, una traversa, un rigore non dato, l'arbitro l'ha dato, poi ci ha ripensato, una palla gol incredibile mangiata da Di Paolo davanti alla porta, un colpo di testa, un tiro da fuori sempre lo stesso Di Paolo, insomma abbiamo creato tanto, però voglio dire, la palla non è voluta entrare. Dall'altra parte il gol l'abbiamo fatto noi e quindi voglio dire, a parte un paio di contropiedi da parte della recanatese, abbiamo giocato 80 minuti, voglio dire, nella loro tre quarti, con una grande intensità, una grande foga, permettetemi anche una buona organizzazione. Forse il primo tempo è stato un pochettino più basato su un rapporto, una partita un pochettino di tensione, però al secondo tempo abbiamo fatto secondo me anche delle azioni di qualità. Io ho visto bei fraseggi, siamo arrivati sempre al cross negli ultimi 20 metri, la palla non è entrata, però ci auguriamo che se il Giulianova continua a giocare così, risultati non per forza, perché una squadra che gioca in questo modo, con questa intensità, con questa organizzazione, con queste palle gol, con questa rabbia, con questa voglia,
devono venire per forza. Devono venire. Questo è un momento molto particolare nel quale mancano poi alcuni elementi importanti nell'economia di questa squadra, fermo restando che chi comunque ha giocato oggi ha fornito il suo importante contributo. Sì, noi abbiamo almeno 3-4 giocatori fuori, oggi mancava Farò che l'abbiamo risparmiato perché veniva da una botta presa in settimana, abbiamo avuto problemi con Fabri Simona, come in particolar modo ci sta mancando il giocatore più importante di questa squadra che è Tozzi Borsoi, che è un giocatore che forse è il più forte giocatore che io ho allenato, che al dispetto dell'età continua a fare le cose grandissime. Lui si è sacrificato nei confronti di questa squadra perché ha giocato con una tendinopatia acuta, però è tanto legato al popolo giuliese, a questa maglia, che ha voluto stare per forza in campo. Oggi ne paghiamo le conseguenze, sicuramente con Tozzi Borsoi forse oggi sarebbe finita in modo diverso, forse mi avreste visto sorridere. Alessandrini, il gol in apertura ha un po' in parte condizionato questa sfida, nella quale comunque la Recanatese dimostra ancora una volta, insomma, di avere una solidità di impianto importante. Ma sapevamo delle difficoltà che poteva esserci in questo tipo di partita contro una compagine ostica difficile da affrontare come può essere il Giulianova, perché davanti a giocatori di gamba sentivo il mister che rimpiangeva Tozzi Borsoi, ma probabilmente questi sono giocatori che creano col movimento, attaccano alla profondità, perciò possono creare qualche problema in più. È una squadra che conoscevamo, che sapevamo del proprio valore, non era facile, però siamo partiti subito, abbiamo trovato subito il gol e questo non penso che abbia condizionato. Dovevamo essere un pochettino più lucidi, come nostra consuetudine, nel giocare la palla. Invece spesso lanciavamo troppo, non fa parte delle nostre caratteristiche, nel secondo tempo l'abbiamo fatto molto meglio. Tutto sommato è normale, io da fuori avevo l'idea della squadra che teneva il campo molto bene, però è normale che un gol di vantaggio ti mette sempre in apprensione. Abbiamo avuto diverse situazioni per raddoppiare, non l'abbiamo fatto e giustamente contro una buona squadra come il Giulianova abbiamo dovuto stringere i denti, però sono contento della prestazione dei miei giocatori.